Va ora in onda un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti, con la collaborazione di Giuliano Falco, Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Nella vita mi considero un ragazzo fortunato, ho tutto, ho un padre, una madre fantastici, una sorella meravigliosa e ho anni fa fatto una scelta di non avere figli. Non so se me ne pentirò, non so se mi mancherà questo sorriso, ma so una cosa, che il prossimo brano lo voglio dedicare a un papà. Ha un papà che si chiama Fabrizio, che è in Corso Regio Parco, che ci sta facendo la regia. E pensate, amici a casa, lui tutte le sere prima di andare in onda, 5 minuti prima della trasmissione, lui telefona a suo figlio. E questo per me è vero amore. Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione con insolite parole. Provo a scrivere di te su di un foglio bianco al latte. C'è una stella che riflette gli occhi tuoi che nella culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che qualcuno io valevo come te. Tanto amore, vita qui comincia la tua vita, perché Dio m'ha regalato di un amore sconfinato, al perdono di un peccato cominciato e mai finito e che porto dentro me. Ci sarò io pronto a difenderti dal mare, farò pugni con la febbre per non farla mai salire, lotterò contro i dolori per non farti mai soffrire.
Buonasera, 348 80 40 254. Siamo in diretta. Adesso mi sposto un po' questa asta qui perché devo presentare lui, il guitar man di casa Peiretti. Signore e signori, direttamente da in quel di Torino, Luciano Bianchino. Beh, Bianchino era bella con Torino, dai. Ciao, Luciano Bianchino. Ciao a tutti. Ciao Luciano, senti, facciamo scatenare un po' i nostri amici a casa, sì, subito, sì. Subito, visto che abbiamo iniziato con un momento molto molto romantico. Hai visto che bello il video, che bella la canzone, bellissimo. Cioè sei vita per me, credo che potesse essere dedicata a qualsiasi padre, certo, all'ascolto. Eccolo qua. Saltiamo un po'.
Bianchini. Enrico Peiretti. Ma mi ha scritto la regia, tutto a posto con l'audio. So che ho avuto un piccolo problema, non so come mai. A un certo punto non mi sono più sentito. Tutto a posto, andiamo avanti con la trasmissione. 348 80 40 254. Adesso se sentite questa musica, oramai a casa sanno già cosa sta per succedere. Vediamo un po' se indovinino. Indovinano. Dovrebbe arrivare qua, direttamente dalla Iguella, la zia Marta! Ma in che stato è? Ma zia Marta, arriva dalla Iguella. Scusi, abbia pazienza, ma è il caso di venire in trasmissione? Ma venga qua, che sono lì, la impalla, Bianchini, la impalla. Ma cos'ha? Ma cosa fa? Ma allora, se lei mi dice che iniziamo la settimana prossima... E posso stare ancora in vacanza. E poi invece mi anticipa. Ma e non succede è vero, che io stavo giocando a palla. Ma è una settimana che siamo in onda. No. Ma sì che è una settimana che siamo in onda. No, no, no. Ma sì. Ma cos'hai? Ma innanzitutto la palla. La palla? Del, perché stavo Monaco. Facevo canestro. No, con quella palla si gioca a calcio. Comunque lei io non faccio canestro. Perché fa canestro? Perché le centro tutte. Le centra tutte, e, va bene. E poi nel mentre facevo anche un po' di swimming. Di? Swimming. Swimming? Nuoto, ignorant. Nuoto. Calma, l'ho capito. Non credo che si dica così, ma non importa. Swimming, è swimming. È andata a fare snorkeling. Che snorkeling? Snorkeling, a vedere i coralli, i pesci, quelle così. Alle Iguella è pieno così di coralli. E c'erano i polipi, lo sa? C'era i polipi. Ne ho anche preso uno. Sì? Sì, era attaccato a uno scoglio. Come l'ha preso? L'ho preso, l'ho chiamato. L'ha chiamato? Sì, perché come si chiamava Ugo. Ugo, il polipo. Ugo l'ho chiamato, è venuto su e lì ha fatto un errore. Anche gli occhialini? Non si può guardare, lo sa? Con gli occhialini è una cosa... Dove va? Dove va? A salutare i miei amici a casa, come state? Guardi che la telecamera ecco, è là. Ecco, vada, ecco. Dica. Come va? Tutto a posto? Mi sono mancata? Voi tantissimo, veramente tanto. Proprio tanto. Allora, mandatemi tanti messaggi perché la vostra zietta è qua per voi. E se posso fare qualcosa, ditemelo pure che io cercherò di farlo. Allora, zia Marta, innanzitutto grazie. Dobbiamo risolvere un piccolo problema d'audio noi, che sì? Non si sa come mai. Nel prove era tutto bene, adesso nel live abbiamo dei problemi. Comunque ci vediamo dopo perché abbiamo una novità. Sì. Abbiamo una novità, inizio del secondo tempo c'è il telegiornale di zia Marta. Ma va? E quindi sarà una cosa nuova qui in casa Peretti. Sempre se riusciamo a capire. No, no, che già lo studio quel che è. Non, blasone! Non mi fa- no, che blasone. Se ne vada così, come è arrivata. Ecco, come è arrivata così. Blasone! Se ne va, se ne va. Oh. La zia Marta, bene, insomma, è andata, è fatta così. È così. Ma poi un polipo che si chiama Ugo non si può sentire, comunque, vabbè, dai. E io conosco un cane che si chiama Ugo, comunque. Ma un cane, sì, sì. Un cane già, salutiamo anche un mio amico che si chiama Ugo, poveretto, sarà lì che ci guarda e dice, allora, regia, microfono, posso continuare? Non so cosa sia successo, magari è un cavo. Comunque, dai, continuiamo, andiamo avanti con la voce sì, di Luciano Bianchini. Però voglio fare un saluto subito. Vai. Saluto mia mamma, che fra un po' verrà a casa anche lei. Saluto tutti gli ospiti del Verte la Zona e anche tutto il personale. Ciao mamma! E adesso bimba, se sapessi! Idrofobina vegetale, bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo ci dà. Respirazione artificiale per resuscitare il vecchio malumore, fai il favore, non criticarmi perché è sempre più difficile tirare avanti questo show. Mi fanno male i piedi a furia di ballare, un pedibuio nel tuo cuore mi concederò. Bimba, se sapessi.
avanzi del pranzo di ieri. Ci sono tante sfumature, anche nel colore delle scottature, le abrasioni che questa vita ci fa. Bimba, se sapessi che monotonia, tutte quelle palle sulla fantasia, guarda che mestiere che mi torna a fare, io con questa faccia mi ho passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrasteria, puoi denominare lo stretto di energia, tutta la fatica che mi torna a fare, solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare. Adesso pubblicità, 3 minuti e mezzo, poi torniamo qui con questa novità, il TG della zia. Il TG della zia. Voglio quindi immaginare come sarà. Lascia sta, lascia sta, lascia sta. Pubblicità. Benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Casa Pieretti, il telegiornale di Zia Marta. Questa è la prima edizione, probabilmente anche l'ultima. Iniziamo con le notizie di oggi. Venerdì nero per chi vola. Sciopero del personale di terra. Povere, povere, povere. Povere rondini. Ma come povere rondini? Ma cosa c'entra? In che senso povere rondini? Cosa ha detto appena? Che c'è uno sciopero, quindi loro hanno deciso di posticipare la partenza. Ma come? No, non quel sciopero. No, quello... Ho capito male. Per gli aerei, per le persone. Vabbè, seconda notizia. Questa mattina a Napoli una forte scossa di terremoto. E molti hanno pensato che fosse invece un gol di Osimhen. Come si chiama? Ma no, ma cosa c'entra Osimhen? No, capisco che quando fa gol Osimhen viene giù lo stadio. Però era una scossa di terremoto a Napoli. Queste sono notizie attuali. Speriamo non sia successo niente di grave. No, Piemonte, parliamo del nostro Piemonte. Sì. 14 settembre. Sì. SMS di allerta pubblico, a tutti arriverà un messaggio sul cellulare. Benissimo, mi raccomando, però ti prontissimi ad accettare questo messaggio, perché saranno tutte le foto di zia Marta che ho fatto. Ma che foto di zia Marta? No, è una cosa seria questa. Sì? Cioè, secondo lei mandiamo le foto di zia Marta a tutto il Piemonte? Sì. Sul cellulare, a tutti insieme? Sì, no, sì, è una cosa seria. Organizzata. È un messaggio, di allerta. Per qualsiasi cosa che possa succedere, arriva il messaggino, così sanno esattamente tutti dove siamo, cosa stiamo. Non per controllare, però per allertarci che potrebbe succedere qualcosa. Non c'entra niente le foto di zia Marta. Va bene, parliamo di economia. Stangata d'autunno, scuole, alimentari, mutui e benzina. Le famiglie spenderanno 1.600 euro in più. Voglio, esigo e pretendo da lei l'aumento. Ma la paghetta non mi basta più. Ma cosa? Stiamo parlando delle famiglie in generale. Appunto, oh. Lei dice sempre che siamo una grande famiglia. Vero? 4, 5, 6, 7 gambe. Allora, okay, per sostenermi, per ti deve... Non ce la fo. Braccino corto, non ce la fo, non ce la fo. Parliamo di sport. Tutti ormai parlano dell'arrivo di Zapata al Torino. Le sue prime dichiarazioni sono state: voglio lasciare il segno, ho fame. Beh, allora, per quello non c'è problema, c'è gente a Marta, pollo, patatine, insalatina, lo porto a cena. Ma con no, ma non ha fame, nel senso che ha fame di roba da mangiare, ha fame di gol, ha fame di successo, ha fame di calcio. Senta, Peretti, quando lei anche gioca a calcio, ma quando ha fame non è che si mangia il pallone, anche tanto. Ha fame di diventare forse uno dei più importanti attaccanti della storia del Torino. Vabbè, c'è ancora un po' di tempo. Però... Comunque l'invito a cena è sempre aperto. A cena zia Marta, sì. Allora, parliamo di tennis, gli US Open, gli attivisti per il clima, che sono un po' ovunque, però sono andati agli US Open, sì,
si sono incollati sugli spalti. Ma pensa un po', di solito restiamo attaccati allo schermo, questi invece sono rimasti attaccati alle sedie col sedere. Pensi quando vanno a casa, che bello. Miseria, vanno a casa praticamente tutte, tutti così con, le, con, sedia con la sedia attaccata al sedere. La zia Marta, ecco, grazie zia Marta. Allora, commento. Pure il telegiornale. Commento. Ma se ne vada adesso, se ne vada. Se ne vada perché torna Luciano Bianchini, torna i tecnici di palco che sono sempre io. Ricordo che siamo in diretta, ricordo 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi e andiamo a salutare un ragazzo, sì. Anzi a cantare di un ragazzo che ti assomiglia tanto. Sì. Lo sai perché? Perché questa canzone fa proprio così, il ragazzo Luciano Bianchini, sì, con la chitarra. Ecco. Lo aiutava diventando nero e
pezzo con la chitarra. Che bella questa Luciano canzone. Bianchini. Bellissima. Senti, io farei venire ancora una volta qui zia Marta, sì, perché adesso andiamo a leggere tutti, ma proprio tutti, i loro messaggi arrivati fin qui, ma non fermatevi. 348 80 40 254, bensì nel terzo tempo ci sarà un'altra sorpresa qui in casa Peiretti. E adesso andiamo con i messaggi. Ok, vediamo un po' cosa succede. Chissà chi ci ha scritto questa sera. Come richiesto ieri, eccoti le due piccole, un abbraccio da Ilaria, Melania, Speedy e Nuvola. Che belle Speedy e Nuvola. Ciao Speedy, ciao Nuvola, grazie, grazie, che belle. Stanno anche facendo cena, sì, per di più, cos'è, non è dell'insalata, dei... non lo so, non ho capito bene. Comunque grazie ragazze. Sedano. Ah, il sedano, dici? Io me ne intendo. Sì. Ciao, non ti vergognare di noi. Attenzione, perché questo è importante, questo messaggio. Ciao, non ti vergognare di noi. Ti amo, Roberta da Luserna Alta. È per Ciro. Ma che bello questo messaggio, bellissimo. Cioè, Ciro, un amore va vissuto fino alla fine, fino all'ultimo giorno, con passione, senza nascondersi mai, ma è proprio mai. E amore, amore. Smentisco categoricamente Love Story con una di Luserna Alta. Attenzione, fake news. Felicemente singolo, Ciro. Vabbè, complimenti a voi. Allora, ragazzi, qua è diventato un caso. Cioè, stanno insieme o non stanno insieme? Mi ricordo una cosa tipo con Pamela. Cioè, cioè, ragazzi, questa cosa è vera o non è vera? Boh, molti dicono di sì, molti li hanno già visti insieme, molti dicono di no. Ma chi lo sa? Solo il futuro ce lo dirà. Casa Peretti è un'esplosione di musica e simpatia, lo dice Dani. Ciao Dani, grazie! Ciao Dani! Mentre guardo Casa Peretti ho fatto la crostata con marmellata di prugne. Beppe da San Damiano d'Asti! Ciao, che buona! Ah, non mi si sente? No, abbiamo un problema sul suo microfono. Comunque, grazie Beppe! Ce ne porta un po'? Sì, sì. Sì, assolutamente. Vai Luciano. Ciao raga, bentornati. Siete mancati molto, ma finalmente alle 20 so chi guardare e ascoltare. Un abbraccio forte Marisa da Casorzo. Che grazie. Bello, che bello. Ciao Marisa, salutiamo tutta Casorzo. Lei è mai stata a Casorzo? No, lo dica con parole sue, non importa. Cosa, ha mangiato un polipo di prima? Mi sono commosso. È commossa la zia. Vabbè, andiamo avanti. Peiretto, mannaggia te! Lo so, ma dai, ci tenevo, guarda che belli che siete, che belli che siete insieme. Davvero, siete meravigliosi. Questo è Fabrizio in regia e il suo bimbo. Bimbo, ormai è un signorino. Ciao a tutti, bentornati. Un bacio alla mia piccola mogliettina Michela da parte di suo marito Gianni da Torino. Ciao, ciao Michela, ciao Gianni. Ciao, Gianni. Ciao, ciao. Allora, riproviamo il microfono di zia. Legga il prossimo, vediamo cosa succede. L'ho spento. No, lo accenda. Ciao ragazzi, carine le sigle sia dell'inizio che della fine, lo dice Milena, grazie, perché io e il buon Falco, il buon Fabrizio ci abbiamo lavorato tanto e quindi siamo contenti se gradite. Bravi, molto belle. Molto contenti, molto, molto. E poi andiamo avanti con i messaggi. Vediamo un po'. Inizio bellissimo, bravo Enrico, ciao da Maddalena, grazie Maddalena. Ciao, Maddalena, salutiamo tutte quelle che si chiamano Maddalena, eh. Sì. Lo dico dall'inizio, lei ci ascolta dall'inizio e porta fortuna. Complimenti Enrico e Luciano, la vostra musica è sempre il top, bentornata zia, mi fai sempre ridere un sacco. Andrea 71, ciao zia! Grazie Andrea 71! Accenda che lo proviamo, facciamo le prove in diretta noi. Bentornato Luciano, lo dicono Laura e Angelo, auguri. Grazie, Laura e Angelo. Grazie. Vi ho anche dedicato una canzone per i vostri 20 anni esatti di matrimonio, che bello. Sì. Eccomi, io accendo, va bene. Sempre accendo. Pronto per ascoltare ottima musica, siete grandi, Giuseppe e Anna Maria. Grazie Giuseppe. Ciao, ciao amici, ragazzi. Ciao. Grazie Anna Maria, sempre presenti. Merci beaucoup. L'amore è guardare Casa Peiretti insieme a te. Bravissimi Patti. Wow. Bello. Fantastico. Con tanto di cuoricino.
Che bel disegno, ragazzi. Grande Federico, a voi tutti a Casa Pieretti, a tutti i cantanti, da Piero l'Alpino di Gressoney, con tutti gli alpini, complimenti Luciano, salutiamo anche Federico che non è qua, grazie. Non è in regia, però salutiamo tutti quelli che si chiamano Federico e salutiamo Piero, ok? Ciao! Ciao, grazie. Bada, viva zia Marta, lo dico io, sempre idee diaboliche, bravi ragazzi, Romy e Roby. Ciao ragazzi, a presto, ciao! Non funziona. No, abbiamo delle interferenze, niente, andiamo avanti così. Enrico, puoi dedicare una canzone a Beppe e Sara che vi seguono dal Brasile per il loro anniversario di matrimonio? Wow, un abbraccio Fabrizio e Valentina da Beinasco. Beppe e Sara dal Brasile, ciao, ciao Fabrizio e Valentina. Ciao. Tutta loro, tutta loro. Bennato il mio idolo, grazie Tino di Grazia. Tino, ciao. Di solito è pieno di grazia e invece lui è Tino di Grazia. Ciao Tino. Stasera smaltisce la cena con la vostra musica. È sempre viva le mamme, tutte le mamme vicine e lontane. Bacio grande, grazie. Vero, sempre viva, sì, le mamme. Assolutamente. L'ho detto prima che... Grande inizio, bravi ragazzi, Delio e Giancarla da Villanova Canavese ci ascolta tutto il Piemonte questa sera. Ciao. Grazie amici, grazie Delio, grazie Giancarla. Ma Irma come va? Vai, che buon inizio di canzoni, lo dice Elena. Aspetti, Irma è rimasta al mare? È rimasta al mare, ha fatto amicizia con Ugo. No, io ho capito che Irma aveva un po' un inciuccio col bagnino. No, con Ugo. Col polipo? Sì. Ma non si può sentire? Lo so, ma lei piace essere avvolta. Avvolta di sicuro. E chi meglio di un polipo può avvolgere? Ma per favore, ma non si fanno queste cose, bambini, non lo fate a casa. Ciao, sono Federico, potete cantare una canzone per me? Va bene, dai, uniamo il prossimo brano con tanto di dedica da una parte, tanto di dedica da questa. Federico in company, come te non c'è nessuno, zia Marta meravigliosa, lo dice Maddalena. Grazie, Maddi. Maddalenina, grazie. Bravissimi come sempre, lo dice Giulia. Ciao Giulia, grazie. Grazie Giulia. E salutiamo tutti quelli che si chiamano Ernesto. Ma cosa c'entra che era Giulia? Vabbè, cambiamo un po'. Carissimi, grazie per quest'ora di spensierata musica e canto. Grande Enrico, è un piacevole ritorno di Luciano con la sua chitarra. Non suona, ma parla. Un capitolo a parte, Alessia la preferivo come nella trasmissione di ieri. Un saluto grandissimo a tutti voi in particolare. Scusatemi, Luciano, Osvaldo da Venaria Reale. E ricordo che Alessia tornerà lunedì nella versione di ieri, quindi... È la... Perché Osvaldo ha buon gusto e quindi mia nipote giustamente ha qualche anno in meno, ci sta. Ciao. Certo. Ciao. Ciao maestro Luciano, sei un grande. Saluti da Luca, Davide ed Emanuele. Ciao bimbi, ciao ragazzi. E salutiamo a tutti quelli che si chiamano Basta. Zia Marta, sei informissima, più bella e più simpatica che mai, sei mancata tanto. Mariangela. Grazie Mariangeluccina mia. Mariangeluccina, che brutto soprannome Mariangeluccina. Un anno è passato da quel giorno che ti ho promesso il mio amore per sempre. Conta poco la firma, conta solo quanto ti adoro. Ti amo, Betta forever. Tuo Tino. Che bello. Mamma mia! Mamma mia! Che dedico è! Applauso ragazzi, Betta e Tino! Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo in onda e vi presento un amico di Casa Peiretti, lui si chiama Mazzà e ha una cosa molto bella da dirvi. Pubblicità. E questa sera ho il piacere di avere qui in studio un amico di Casa Peiretti, Vincenzo Mazzà. Ciao, benvenuto. Ciao Enrico, piacere di rivederti. Sapessi che piacere mi fa essere qui con te. E questo è bello, è molto bello. Tu hai scritto un libro molto importante per il Pinerolese, ma non solo per il Pinerolese. Abbiamo passato un periodo con la pandemia che ci ha lasciati fermi. Certo, tutti. E quindi cosa vuoi, io in quel periodo effettivamente rimanere fermo per me era... è un castigo, quindi cosa devo fare? Più che scrivere. Allora mi sono messo e ho scritto Passeggiate Pinerolesi. Cosa c'è dentro questo libro di Vincenzo? Ma ci sono dei racconti che praticamente ci sono dei personaggi del mio tempo e se vuoi anche storicamente anche ambientazioni degli anni 60 e 70. Certo, ci sono personaggi che
qualcuno potrebbe anche identificarsi in quei personaggi, ma dato che sono delle storie verosimili, naturalmente sono un po' mistificate le cose. Tutto legato al territorio pinerolese. Tutto legato al territorio pinerolese. Ci sono questi racconti che sarebbe piacevole anche leggerli. E poi naturalmente ci sono le poesie, perché mi sono preso un po' di spazio per il fatto che il Covid mi ha lasciato delle ferite, e queste ferite dovevo purtroppo anche scriverle. Facciamo così. Possiamo, se me lo autorizzi, andare a leggere una poesia. Una corta, magari legata anche, certo, legata anche a quei giorni così aspetta, neri. Aspetta. Questa è gratuita, cioè amici di Casapereti, questa è una poesia gratuita, però se volete comprare il libro dopo vi diciamo esattamente come dovete fare. Aspetta, vediamo un po' se c'è qualcosa di molto breve. La Marti. Ma posso leggerla io? Vuoi che la legga io? No, preferirei che la leggessi tu, però se vuoi io te la leggo volentieri. No, te la leggo io. Aspetta, facciamo così. La Marti, quando al laborioso giorno s'appresta il mio divagare la mente, la Marti è un armonioso canto che trova voce nelle mie riflessioni. E nell'esplorar dei miei pensieri il silenzio, ascolto il mio divenire pieno di te. Ovunque il mio passo dirige, tutto l'intorno è il tuo nome. Chiamarlo una gioia diffonde, mentre la tristezza s'annienta, la roccia si polverizza. Con letizia la tua grazia cattura il mio tempo, e l'alba, che per prima si desta, indulgente il mio remigar conduce nel placido mare delle tue rive alla sera. Beh ragazzi, allora questa poesia e tanto altro ancora lo trovate nel nuovo libro di Vincenzo Mazzà, Passeggiate Pinerolesi. E se per comprarlo, per acquistarlo? Per acquistarlo, beh, chi vuole acquistarlo su internet, ma chi è del territorio può benissimo comprarlo dalla libreria Volare, poi dal chiosco che c'è in via Piazza Barbieri, poi dalla libreria che c'è e i chioschi che ci sono a Lucerna San Giovanni e a Torre Pellice. E allora sapete esattamente cosa fare domani, Cosa fare domani a Pinerolo, Torre Pellice, Lucerna. Andiamo a finire i messaggi, va bene Fabrizio? Finiamo con l'ultima carrellata di messaggi per quanto riguarda questa sera, ma abbiamo ancora delle belle canzoni da cantare, quindi non andate via. Ciao a tutti voi e buon fine settimana, un abbraccio forte da Nicoletta di Pinerolo. Ciao Nicoletta, grazie, ciao! Un saluto anche da Livio ed Enrichetta. Ciao, ciao Livio, ciao, ciao. Ciao Enrichetta, salutiamo tutta Volvera, grazie. Fabri, mi abbassi solo il ritorno. Vi guardo sempre tutte le sere, siete i maestri della musica italiana e zia Marta è sempre la migliore. Ciao zia Marta, sei grandissima. Maurizio da Villa d'Ossola. Ciao Maurizietto. Ciao, bello Maurizietto. Legga. Buonasera a tutti. Oggi li leggi tu. No, boh, vedremo. Siamo tornati. Ciao Bianca, grazie. Questa sera un po' di problemi tecnici, ma stavamo d'altra parte. Giocando, dai. Ma dal vivo, quindi ormai i nostri amici dopo 3 anni ci hanno visto bloccati per 20 minuti così. Ci hanno visto che salta. Oh, raga! Il bello di casa Peretti. Volevo fare gli auguri ad una donna super, buon compleanno, mamma di Monia. Un abbraccio da Giulia. Ciao Monia! Auguri Monietta!
Ciao Giulia, auguri. Ciao, belle che siete, tanti auguri, buon compleanno, andiamo avanti con questo messaggio. Ciao, un saluto da Grugliasco, tre studenti coinquilini che vi seguono tutte le sere, un abbraccio, che bella questa cosa. Ciao, ragazzi, grazie. Come vi chiamate? Scrivetecelo, mandateci anche una foto, bentornati dalle vacanze, finalmente sento le bellissime canzoni cantate da Enrico e Luciano, come sempre bravissimi, e dire di zia Marta, che dire di zia Marta, bentornata, la risata è assicurata, bravissimi, zia Marta è bentornata anche alla regia, il vostro affezionatissimo Little Tony. Ciao Tony. Ciao Enrico, ciao Luciano e zia Marta, sempre simpatici, bravi, salutissimi dagli amici di Castagnole e Piemonte. Ciao Castagnole e Piemonte, ciao, grazie. Tanti auguri Bettettino per il loro anniversario e ci uniamo noi. Auguri. Come Casa Peretti, come tutta Rete 7. Auguri. Ciao, che bellissima settimana che ci hai regalato. Cosa fai dietro di me? Che sento una presenza inquietante alle mie spalle. Che bellissima settimana che ci hai regalato, Casa Peretti. Grazie Enrico. Un saluto al maestro Bianchini e alla grandissima zia Marta, Giovanni d'Alessandria. Vabbè, ma io ormai è diventato il mio lavoro, a me piace farlo, ma senza di voi non sarei nessuno. Ciao Giovanni. Grazie. Ciao amici di Casa Peretti. Che fastidio. Ciao Enrico e Luciano Bianchini. Buon inizio di puntata con le canzoni di Bennato. Mi piacerebbe sentire Vivo per lei degli Oro, se è possibile. Grazie mille, ciao Enrico da Collegno. Ciao Enrico, ciao Collegno, va bene, la mettiamo in programma per la prossima per la prossima settimana. È imbecille, lo sa? Si metta qui, cosa fa i gesti? Andiamo a leggere il messaggio di Michi da Novara, dai, ciao. Ciao Enrico, iniziate sempre con la verve di stasera, mi accontentate per favore con il brano di Pupo che ho richiesto, arriva lunedì, so che tu Enrico lo puoi fare perché sei un grande, ti abbraccio. Michi da Novara, è un brano che abbiamo già messo in programma per lunedì, ho capito qual è e lunedì arriverà. Ciao Michi. Bellissima serata, Bianchini, zia Marta, Enrico, siete grandi, grazie per lo splendido spettacolo, lo dicono Laila e Chicco. Sembro un granchio. Senta, ma se non posso parlare almeno mimo. Allora legga. Allora, ciao ragazzi, un saluto da Cittiglio Varese, da Marcella. Marcella Bella. No, questa ciao, è Marcella, grazie. Marcella. Allora, ragazzi, ma sì, abbiamo ancora del tempo perché dobbiamo dedicare un brano, questo brano qui, a tutte le persone che ce l'hanno richiesto, perché arriva la voce di Luciano Bianchini con Io Amo. Se ne vada. Un saluto anche a Johnny e a Elisabetta. Presenza fastidiosa. Ma dove va a finire il cielo? Magari dove dormi tu? E respirare sul tuo seno. Se le mie braccia ho preso.
Luciano Bianchini, Luciano Bianchini, manca veramente pochissimo, mancano 3 minuti, però voglio chiudere questa settimana con questo brano qui. Ciao davvero, grazie. Ciao.